Qui salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, siamo in compagnia di Francesco Maesano, direttore sportivo della Genova Beach Soccer. Francesco, si è da poco conclusa la presentazione della stagione 2021, insomma, quali sono le tue sensazioni anche alla luce di questa presentazione che dà il via ufficialmente alla vostra stagione? Beh, direi che innanzitutto una bellissima iniziativa è stata la presentazione qua a Palazzo Tursi. La scorsa avevamo fatto per la precedente stagione, l'avevamo fatta in regione, ci mancava anche il comune, quindi direi che stiamo arrivando passo passo a tutte le istituzioni. Era importante incontrarci non solo per la parte sportiva e programmazione della stagione, ma anche per darci un obiettivo a livello di strutture, come ha detto il sindaco, che diciamo, l'obiettivo principale per la prossima stagione sarà arrivare a avere una struttura in modo da programmare anche sportivamente la possibilità di avere un'academy e le giovanili e la squadra femminile per poter crescere ancora di livello e di competitività. La stagione che andiamo a affrontare è una stagione che ha dei buoni obiettivi, perché noi abbiamo l'obiettivo di arrivare nella Pool Scudetto, e la scelta è ricaduta su Mister Mango successivamente al fatto che Mister Ragni ha avuto un impedimento e quindi noi abbiamo avuto la problematica di cambiare allenatore in corsa, e abbiamo scelto Mister Mango perché è una persona che conosciamo, sappiamo il suo valore, sappiamo quello che ci può dare. I giocatori, come abbiamo detto, sono tutti ragazzi di Genova e provincia, e sono giocatori di assoluto valore, con un top player che è Giovinazzo, che ha fatto i mondiali di beach soccer. Quindi noi abbiamo questa fortuna qua di avere una linea guida che è Alessandro Giovinazzo, e tutti gli altri qua stanno cominciando pian piano a crescere insieme a lui. Posso dirti che ci aspettiamo tanto, perché il lavoro che stiamo facendo è un lavoro importante, è un lavoro veramente continuo e con grande intensità. Poi i risultati si fanno sempre sulla sabbia, e quindi vedremo cosa dirà il campo, però abbiamo buone aspettative. Ecco, una squadra anche piuttosto esperta, però puntellata da qualche giovane interessante. Su questo immagino che tu avrai lavorato in questi ultimi mesi. Sì, guarda, è difficile avvicinare i giovani, perché magari finché non lo provano e non lo conoscono come sport sono un po' restii a fine campionato a rimettersi di nuovo ad allenarsi con una certa continuità. Abbiamo un ragazzo giovane di Arapallo, che è Revello. Abbiamo un altro giovane 2002 da Genova Calcio che conosci, che è Volpe, e poi tutti gli altri sono ragazzi comunque che incominciano ad avere magari anche 28-30 anni, però abbiamo un ragazzino di 15 anni che è Stralla, che si è avvicinato a questo sport casualmente seguendo sul mister dei portieri, che è Sandro Campanelli, e ora non se ne stacca più. La difficoltà ancora è di far sì che i ragazzi si avvicinino e lo provino. Una volta che lo provano, poi solitamente è difficile che non continuino questa esperienza.